straordinarie. E comunque c'eri anche tu. Sì. C'eri anche tu. Però io non amavo assolutamente farmi fotografare. Cioè io ancora adesso mi dà molto fastidio. Qui perché ci siete voi. Siamo qui nello studio di Pierluigi Cervellati, docente di pianificazione territoriale a Venezia, allo IUAV di Venezia, e tante altre cose, non solo accademico, non solo professionista dell'urbanistica e dell'architettura. Ricorderemo, penso, alcuni dei suoi piani regolatori, quello di Palermo, quello di Latina, ma soprattutto per noi in questo momento è il protagonista di una nuova politica, nuova per quei tempi, dei centri storici, nel senso non solo teorico ma anche operativo. In quanto dal 1964 al 1980 fu anche assessore con varie diciture, diciamo all'urbanistica. In realtà è una qualifica che non ebbe mai in questi termini esatti, ma insomma lavorò sull'urbanistica bolognese per molto tempo e con risultati che poi hanno fatto il giro del mondo. È il 5 marzo e fuori nevica, quindi abbiamo molto tempo per parlare 2010. Assieme. Nessun organismo cresce all'infinito. Il territorio è un bene finito, lo diceva Cederna ripetutamente, a ogni suo articolo ci diceva che è un bene finito. Una volta che l'abbiamo consumato non è che possiamo produrre del nuovo territorio. In attesa di andare a pianificare Marte, dobbiamo fare con il nostro territorio. Quindi i numeri, la programmazione la dobbiamo tenere. Cederna mi piaceva però anche da ragazzo, mi piaceva molto. Cioè il mondo, io lo compravo per leggere Cederna perché mi annoiava mortalmente tutto il resto. I quattro articoli che lui scriveva obbligatoriamente erano sempre articoli molto, molto interessanti. Io andai a vedere a Zagabria, ne spinsi anche Campos ad andare a Zagabria, eccetera, per capire, perché lui aveva fatto un lungo servizio su Zagabria, la pianificazione di Zagabria. Sì, vabbè. Conosceva Menarito, studiò l'olandese per leggersi il piano regolatore di Amsterdam. Poi era di una puntigliosità assoluta. Quando vi siete conosciuti? Ero appena in 61, e in quel mentre c'è la questione del San Giorgio a Bologna, la chiesa che era stata bombardata parzialmente. Questa cosa veniva venduta per un albergo in via Nazario Sauri, in pieno centro, e Campos disse: posso chiamare Cederna, che io conoscevo perché leggevo Il Mondo e amavo molto, perché poi era già uscito Mirabilia Urbis, eccetera, eccetera. Ah, dico, lo conosci, che bello, fallo venire. Dice lui, dice, no, non viene se lo chiamo così, bisogna che ci sia un movimento, perché dentro io non posso, come comune, dopo che c'è stato il sindaco, ha detto sì a Lercaro del coso, perché voi, tu che sei dentro Italia Nostra, non organizzi qualcosa contro questa cosa, in modo tale che io ho un pretesto per poter intervenire, eccetera. Allora io ho sempre avuto un senso della cartellonistica molto alto, e facemmo un manifesto che poi l'ho detti a una foto
l'ho mandata, che l'ha pubblicata in uno dei suoi libri, Cederna, uno degli ultimi, ed è la foto di San Giorgio, la facciata in bianco e nero, sembrava un santino da morto, cioè tutto il foglio bianco con al centro l'immagine di San Giorgio e sotto, perché sovrintendente vuoi la distruzione di una chiesa del Cinquecento? Tre domande. Perché poi mi sono rimaste impresse sempre nella mia vita queste tre domande, perché ci mettiamo molto con Mazzanti a stringere ed essere efficaci con tre domande. Perché sindaco Dozza distruggi una chiesa rappresentativa della cultura bolognese? Perché Cardinale Caro non vuole, ma vuole trasformare in albergo una sua chiesa? Tre domande di questa Italia nostra per la difesa di San Giorgio. E tappezzammo mezza Bologna, e devo dire che la conoscenza di Cederna, San Giorgio in Poggiale, sì, la conoscenza di Cederna, in quale non voleva assolutamente interessarsi di San Giorgio. Comincio a dire, quanti metri quadrati avete di verde? Poi soffiava. Poi, voglio andare ai giardini Margherita. Voglio vedere i giardini. Non me ne frega niente di San Giorgio. Poi la domanda, ma chi ha dato la concessione? Quando l'ha data? Ma come mai? Io ho bisogno di dati. È uno che per un giorno intero, anzi un giorno, due giorni interi, stette con me e Mazzanti, l'abbiamo dovuto portare in giro, fuori, dentro, volevi il verde, dove vanno gli sport, tu dove vai a giocare a calcio, non giochi a calcio, no, non me ne frega niente, questa bestia, era un uomo di una pesantezza. Una volta l'hai definito una piaga. Una piaga! Che quando poi naturalmente, perché non finiva lì. Quando gli telefonai per ringraziarlo del pezzo, perché aveva questa capacità di scrittura straordinaria e anche nella titolazione, Il turco a Bologna, non ho capito niente. Si parla turco, perché è impensabile che un vescovo venda la chiesa che ha questo prestigio, eccetera, eccetera. È impensabile, poi cioè, gli raccontammo tutto, ma lui fu pressante, petulante. Da lì l'ho imparato a conoscere che la serietà, come quando faceva fare a Vezio o a me, dimmi, quanti metri cubi è la piramide di Cheope? Come non lo sai quanti metri cubi è la piramide di Cheope? Sì, sì, gli servivano per i suoi paragoni. I suoi paragoni, e voleva sapere che allora non c'era Google, non c'era... E come fai a calcolare una piramide? Allora a me veniva in mente, sono andato a prendere il manuale dell'architetto, l'altezza per il triangolo, la base, l'altezza, fai cose, costruire. Poi ci si arriva, perché avevo un libro ancora del Foratti, che era uno storico dell'arte bolognese, che di bellissime fotografie, ce l'ho ancora, che allora erano molto belle queste foto dell'Egitto, perché era l'unico libro che illustrasse l'Egitto. Poi erano già usciti altri libri francesi, ma in italiano c'era pochissimo. E brutte illustrazioni, ma queste erano belle illustrazioni prebelliche negli anni 30, quindi belle, fatte bene, eccetera, eccetera, per dire, ecco, Cederna aveva questo. Poi Cederna era anche un'ancora, cioè nel senso che nei momenti di aiuto, non so, per esempio come questo, lui c'era, cioè con l'Aquila lui c'era, avrebbe scritto quei tre pezzi che avrebbero inchiodato
completamente dato fastidio, cioè quelli dato fastidio, perché lui dava fastidio, ma scientificamente dava fastidio, perché quando lo andarono a prendere all'inaugurazione di quell'albergo a Roma, Linton. Linton, lo andarono a prenderlo, lo sollevarono e lo cacciarono fuori due gorilla lui era stato fastidioso fino alla fine, voleva essere fastidioso anche il giorno dell'inaugurazione. Avrebbe fatto la controinaugurazione di quest'albergo. Ecco, Cioè, parliamo dell'Hilton, questo albergone che si staglia su Monte Mario a Roma e che per Cederna è sempre stato il punto di riferimento degli ecomostri contro cui lui ha lottato perennemente, tant'è che poi dall'Hilton in poi ha cominciato a definire, a misurare le lottizzazioni in numeri di Hilton, a seconda di quanto fossero grandi, insomma. sì, Ed è tuttora presente cioè, sulla collina. secondo me, a mio parere, Cederna non è stato assolutamente sostituito in tutti questi anni da nessun altro urbanista, perché poi io ho fatto un'altra cosa con Cederna, perché pur essendo dipendente comunale, ma siccome ero libero perché ero trimestrale, quindi non ero stato assunto, non avevo fatto nessun concorso, non avevo fatto assolutamente nulla, mi sentivo libero, facevo già l'assistente volontario di Benevolo e Benevolo insieme a Quaroni avevano avuto da Campos di fare il piano per il centro storico. Quaroni aveva delle idee totalmente diverse da quelle di Benevolo e non andavano d'accordo. Benevolo chiamò Cederna e fece Cederna questo insuperabile, assolutamente premessa al piano del centro storico, che è una rivisitazione cronologica di quello che è avvenuto dal 39 al 62-63 in Italia nei centri storici. Un libretto giallo che noi ciclostilato, perché allora c'erano i ciclostili, che poi il comune, che io credo che l'avessi fatto, che sarebbe da ristampare perché è mozzo, perché arriva al 64, comunque è uno degli excursus di cui io tutte le volte che facevo il premesso, citandolo, l'ho sempre preso perché è perfetto, perché dentro c'è tutta Mirabilia Urbis, ma c'è Firenze, c'è Venezia, cioè quando c'è dentro lo scempio che poi lui aveva già in parte scritto, cioè il montaggio dei suoi libri Sì, di me. c'è molto nella premessa dei Vandali in Casa, casa esatto. di questo Sì. sui centri storici. Se i vandali in casa, beh, c'è tutto, però è stato lui, cioè se si pensa di quali misfatti si è occupato e ha cercato di impedire, molti casi banalmente, ma era il potere di un giornalista, però andava contro gli interessi della proprietà, la difficoltà di lavorare dopo il mondo che aveva una sua liberalità non pagata. Però col Corriere Spadolini non lo voleva. La Crespi l'ha Anche imposta. Repubblica aveva problemi. Alla fine sì, Sempre stato un rapporto difficile con Repubblica, quando poi passò. e d'altra parte i padroni di Repubblica avevano altri interessi. Mi a pensare che lui con la Fiat aveva un'antipatia profondissima. Fu l'episodio della lottizzazione di Castello, mitica contro. Fu uno dei successi di Cederna e d'Italia Nostra, poi, assolutamente, perché lì si ribaltò la questione. Sì. Sì.
proprio in virtù. No, ha avuto anche molti successi, lui è riuscito a frenare parecchio L'Appia e il parco l'Appia. dell'Appia l'ha tirato fuori centimetro a centimetro, se l'ha inventato e l'ha sottratto agli speculatori, praticamente lui. Lo sventramento di Via della Vittoria, sventato a Roma, E immagino. anche, devo dire, il San Giorgio in Poggiale, se in piedi è merito suo, perché quell'articolo era di una pesantezza, ancora rileggendolo, è di una brutalità, scritto benissimo. Poi, naturalmente, quando la frequentazione con Cederne è faticosa, anche perché comincia a dirti, dammi i Promessi Sposi, per piacere, dammi i Promessi Sposi. Dove sono i Promessi Sposi? Ma Come? lui amava moltissimo Manzoni, lo citava a memoria, intere pagine. E Dante Anche anche. E lì bisognava avere i Promessi Sposi, ma quando ti chiedevi i Promessi Sposi e quando capiva che tu l'avevi ritirato fuori la volta dopo, ti chiedeva Dante, dammi l'inferno. Voglio l'inferno! Che sono quei libri che non sono di uso corrente, che lui invece pretende che siano di uso corrente. Ma è la sua cultura che è enorme, di archeologo e di uomo colto, di uomo è molto bellissimo colto. perché sei passato al presente adesso, come se fosse ancora qui. Beh, per me è Però. stato un maestro. Io ho imparato molto da lui, cioè ha insegnato a molti di noi.